Salve a tutti ragazzi del canale di Kami, siamo qui con compare Thunder Dragon, il più forte di tutti, che però oggi non gioca Thunder Dragon. Ha fatto, quanto hai fatto? Ho fatto 5-0 con Danger TK o Grimmaggio. E che mazzi hai beccato? Ho giocato contro due Salamangreat, un Furaire, un True Draco e un Thunder Dragon. Fortissimo, facci vedere la tua lista potentissima, subito. Innanzitutto ho giocato tantissimi Ranger, Ranger livello 8, Ranger livello 8, Ranger livello 8. Che effetti hanno loro? Loro spaccano cose. Lui principalmente mando queste due. Ogo sporco, e che cazzo fa quella cosa? Allora, questa in mano, Jumping Danger, Jumping Mostra dell'avversario, che è... Vabbè, al cimitero. Al cimitero principalmente scarti il Danger di costo e... La metti in fondo e per schiuma, quindi di 6 plus con Nessie. Upstart gratuito, va bene, fortissimo. Quindi lo sporco diventa tipo una Nessie, un upstart, forte, forte. Sì, poi Danger classici, 2-2-2-2. Poi va benissimo così, Mothman fa schifo. Mothman fa schifo. Sì, lo odio. Poggers. Sì, effettivamente giochi un po' di Danger, ci sta il Chupacabra. Cioè, vabbè, gli altri non sono. Loro tre che cioè, cosa c'è da spiegare? È Buddha lui. Sono perfetti. È Buddha. È Buddha. Niente, sono del 8, si evocano special, spaccano, sono grossi, fanno gra 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 e niente li amo. Perfetto. I loro amorini simpatici sono loro tre. Ma do, che è sta carta? Niente. Fa 10.000 danni. Fa 10.000 danni. Cosa posso raccontare di più? Combo! Combo! Che combo fa? Peschi due? No, pesco due e rimuovo 10. La best card. Questa sono due. Questa in realtà il rate l'ho visto un po' da viste che hanno fatto top. È perfetto così, forse di più non penso che le giocherei. Devi mettere la terza perché è troppo forte, subito. No, deve morire. Gigante, ultimo peschino. Maria, ma non è bannata. Non ho giocato Fantasmai, ma ho giocato queste. Queste, vabbè, sono una classica, penso in sto mazzo. Queste, perché purtroppo conosco il mio local, fa schifo, li odio tutti. Tutti li trurrato. Drago, Altergeist e la loro madre Troia. Super poli per rispetto dei combo. Molto fair. Yu-Gi-Oh! L'extra lo giocavi? Sì, giocavo extra. Cosa hai evocato di extra? Mi ricordo un po' tutto. Tutto ciò che abbiamo, uno. Marchetto Super Poli. Però non si vede, sono due Starving. Sono due Starving. Sono due Starving Venom perché... Ah, quindi hai un mazzo fusione? Non un mazzo fusione. Perché mi è capitato anche di fare due super poli, attaccare con uno e attaccare con l'altro. E il Shadow Fusion non crack. Non crack. Schifo. poi questo. Questo fa schifo, mai calato. Nodo. Questo in teoria è utile. Se mi fanno IB, siccome so. Perché che giochi il coso? Ah, se ti fanno IB. Sì, se mi fanno IB perché... Galaxy Brain per CTD. No, no, l'ho leccato palese sta cosa. Però so che c'è chi giocava IB a questo punto. Due pareggi. Loro due, questo mai calato, questo fortissimo. Super forte. Forzi le cose con... Evochi Grimmaggio, gli forzi tutte le cose perché... Oh no, Villo Villi, cadi lui. E poi loro tre, loro due fortissimi, usati quasi sempre. Lui contro Salamangreat mi ha vinto tutte le partite. Salamangureto! Salamagnugno. Niente, Dingirsu è generico. E che è quella carta? È nascosta, era un'altra sirena. Ne giocavi due perché se ti bloccano la combo la rifai. Esatto. Bravo, perfetto. Poi, queste non le giocavo. Giocavo... questi per andare a secondo, questi più perché per mazzi combo, questi per mazzi schifosi, okay. Per togliere tipo che ne so, puttanate come Silkitos, Inspector Border, mio padre, sì, sì. E gli hai fatto su Inspector Border? No, Silkitos sì però.
è capitato in passato. In passato. Poi cosa nel caso li facessero andare primo? Questi qua, Fortini. Molto fair. Questi K Pride non li ho mai pescati, li ho sfidati sempre, non li ho mai pescati. Fortissimi. Questi fortissimi, questi mi hanno fatto andare in classe infinito. Contro chi? Il Furair XD contro Furair. Questa quindi è carta tech contro Furair. Questo, vabbè. Credo di averlo usato anche contro Furair. Ho pescato un po' di cose. Perfetto. Considerazioni, come ti sei trovato con sto mazzo ignorante? Il mazzo è ignorantissimo. È davvero stupido. Però è divertente, è un bel mazzo, è molto stabile. Non bricco mai, non mi è mai capitato di briccare. Giochi i 25 danger. Niente, è un po' una palla se ti fanno andare prima, però queste carte aiutano. Pesca, divento un cancro altro grande. Fortissimo. Quindi ultime considerazioni. Shoutout, cose, GTD, ultime. Ultime considerazioni. Niente, il mazzo è molto divertente. Ringrazio chi mi ha suggerito di montarlo, cioè sempre il numero uno. Ringrazio chiunque mi ha aiutato a trovare le carte. Il team che sarebbe Freddy Guarino. Tutto il team. Niente, ringrazio tutti. Il Brusca, il Polito, il numero uno. E niente, GTD è il più forte e bella su Coni di Aiello. Ciao a tutti.